c'è il biglietto per caso? Quanto? Dammi quello che ho. Posto? Sì. Ah, buono? Sì, buono, sì. A posto. Ora siete. Ciao, bello. Seguito ad alcune segnalazioni, andiamo alla ricerca di un gruppo di venditori abusivi che ha messo in piedi un vero e proprio business alla stazione di Lampugnano, per cogliere i biglietti usati dell'ATM per rivenderli ai nuovi passeggeri in partenza. Al primo tentativo, nessun abusivo tenta l'approccio, ma appena 30 minuti dopo, ecco il gruppo al lavoro accanto a un distributore. Ciao fratello, hai i biglietti? Biglietti... Gli abusivi spacciano i biglietti accanto alle biglietterie automatiche dell'ATM per intercettare i viaggiatori che stanno acquistando il titolo di viaggio regolarmente, offrendogliene uno già obliterato, ma comunque ancora valido, a un prezzo più conveniente. Ciao, c'è un biglietto per caso? Sì. Quanto? Dammi quello che ho. Posto? Sì. Ah, buono? Sì, buono. Sì. Per dimostrarmi la validità del biglietto, uno degli abusivi mi accompagna al tornello e lo oblitera di persona. Dove si può andare, fratello? Molino Dorino. A posto. Ora siete. Ciao, bello. Ipotizzando che gli abusivi vendano i biglietti usati facendoli pagare anche un solo euro ciascuno, il guadagno netto su ogni singolo ticket è di circa il 45%, mentre per un normale edicolante che li vende con regolare licenza ATM, il guadagno su ciascun biglietto è di appena il 3%. Praticamente abbiamo un computer dove noi man mano che ci servono i biglietti li stampiamo, ma viene tutto quello che viene stampato viene segnalato ai dati dell'ATM, insomma c'hanno, anche loro viene segnalato tutto, anzi loro sanno addirittura se c'è un guasto, se non c'è un guasto, perciò viene segnalato, è tutto collegato con l'ATM. Quindi tu non potresti mai vendere biglietti fuori regolamento, diciamo? No. Cioè, a meno che non ti metti a fare il furbo, ma a me francamente non interessa. Non corro il rischio di perdere una licenza per fare queste cretinate qua. Senti, quanto è il tuo guadagno su questa attività? È il 3%. Il 3% su un biglietto guadagno il 3%. Che è pochissimo. Sì.